capo di Stato Maggiore Salvatore Farina e dal generale di brigata Mauro Prezioso e davanti al prete dell'esercito italiano. Siete arrivati qui all'Euca, dove i mari si incontrano e formano l'unico grande mare mediterraneo che vogliamo immaginare come la grande tavola intorno alla quale tutti i popoli dei tre continenti bagnati dallo stesso mare stanno insieme. Oggi siamo giunti all'edizione 2018 della Carta di Euca, che sarà promotrice all'interno del Cammino dei Giovani delle tende della convivialità, che attraverso il dialogo, il confronto ed il coinvolgimento in esperienze di volontariato e di cammino vuole sollecitare ad un maggior impegno verso la pace. Solo nel reciproco rispetto si possono porre le basi per una fattiva collaborazione e duratura comprensione. L'auspicio che questa Definibus Terre, terra finestra sul Mediterraneo, sia portatrice di speranza di pace. In tale contesto il Comune di Castellano del Capo è orgoglioso di far parte di quella rete di comuni che si spenderanno per la pace e convivialità tra i popoli, perché esso, grazie alla sua posizione geografica, costituisce di fatto un ponte ideale sul Mediterraneo. Toccherà a voi, cari giovani, attori principali e futura speranza, l'arduo compito di semina di quei valori morali che germogliando portino alla pace quale frutto di giustizia, oggi che più che mai si ravvisa dalle necessità, perché come diceva Don Tonino Bello è in corso una campagna sottile che spinge pace e giustizia alla separazione legale. Questo è un atto importante di un grande cammino che state facendo per tutta la nostra popolazione, ma non solo per il Salento, per l'Italia, per il mondo, perché l'impegno che ci si sta mettendo è un impegno che va oltre la persona, oltre i singoli, oltre le piccole comunità, per cui veramente il ringraziamento è non solo sincero, ma anche orgoglioso di essere pronunciato. Così come facciamo i saluti a tutte le autorità che sono presenti e che rappresentano le varie altre comunità religiose. Questa è la forma più bella del dialogo. C'è una forza nei simboli. I simboli sono capaci di parlare più e meglio di qualsiasi parola pronunciata. Il simbolo di questa manifestazione è il ritrovarsi di tanti giovani provenienti da tantissime parti del mondo, del Mediterraneo, in una bellissima terra. Il cammino che abbiamo compiuto, sostando in alcune città e luoghi significativi del territorio salentino, è segno e simbolo della nostra vita e degli ideali ai quali desideriamo che essa si ispiri. Un cammino step by step, passo dopo passo, traguardo dopo traguardo, esperienza dopo esperienza. Un cammino vissuto insieme, condividendo la strada, la fatica e la gioia, il cibo e le riflessioni. Si è così realizzato un incontro concreto tra persone differenti per cultura, religione e condizione sociale. Ognuno ha avuto la possibilità di guardare l'altro negli occhi, face to face, facendo delle diversità una ricchezza comune. Un tesoro che tutti possono accrescere con il loro apporto, una sorgente a cui tutti possono attingere. Concludiamo il cammino notturno che abbiamo iniziato partendo dalla tomba di Don Tonino Bello su questo piazzale di questa basilica di Leuca, posta sul promontorio prospiciente il mar Mediterraneo, il mare della convivialità, come abbiamo scritto nella carta di Leuca. Una convivialità del creato e dei volti, una convivialità economica e partecipativa, una convivialità in una terra bagnata da un unico mare e abitata da un'unica umanità.
Carta di Leuca è un'iniziativa promossa dalla Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale. Questa iniziativa non ha in sé le coordinate della difesa o dell'attacco, ma quelle della mano tesa e dell'abbraccio fraterno. Non è un foglio su cui apporre una firma, ma una parola che evochi i desideri autentici di ogni uomo e genera in ciascuno l'impegno a non arrendersi a tutte le forme di chiusura, ma ad osare la convivialità di volti e rivolti che si scoprono amici. Carta di Leuca è una profezia che germoglia in questa terra semplice e povera, in queste nostre comunità umili e laboriose, ma che intendo coinvolgere uomini e donne di buona volontà perché la convivialità sia possibile. Non è una manifestazione di appuntamenti, di spettacoli, di incontri e di dibattiti, ma è un evento, un cammino da percorrere insieme. Questa mattina sul promontorio leucano, dove l'Europa si protende verso e oltre se stessa, giovani e adulti, seduti gli uni accanto agli altri, ci scambieremo un abbraccio di pace, guarderemo l'altro con lo sguardo amico carico di simpatia e di gioia, per dirci vicendevolmente che la convivialità è possibile ed è il futuro dell'umanità riconciliata da ogni tipo di conflitto. Accogliamo questo dono, la carta di Leuca, punto 2. Mediterraneo e convivialità. Step by step, face to face, siamo giunti a De Finibus Terre per affacciarci insieme sul mar Mediterraneo e ascoltare la sua fame di pace. Abbiamo camminato gli uni accanto agli altri, condividendo la fatica della strada. Abbiamo incontrato volti nuovi, riconoscendo gli amici. E oggi vogliamo dire al mondo ciò che abbiamo toccato in questa esperienza. La gioia della convivialità. Per questo, facendoci interpreti dei desideri e delle speranze di ogni amico e di ogni amica che vive nei paesi bagnati da questo mare, vogliamo dichiarare che il Mediterraneo è convivialità. Per noi il Mediterraneo è convivialità del creato. In questi giorni abbiamo contemplato la bellezza di tutto ciò che ci circonda, l'allegria della terra, la profondità del cielo, la danza del mare. Vogliamo dichiarare con forza che il creato va custodito con responsabilità e le risorse della terra, in particolare l'acqua, vanno condivise nella logica della convivialità. Ora i sindaci presenti possono venire a animare e prendere la carta e metterlo con me. Sindaco di Giovinazzo, Terlizzi. Ora l'assessore Capone.